Buonasera, ben ritrovati, naturalmente stasera riparleremo, eh, anzi principalmente visto che c'è eh, la sosta del campionato, riparleremo della vittoria di eh, sabato scorso, lo Spezia contro la eh, Reggiana per 1-0, naturalmente quarta eh, vittoria su quattro eh, sul eh, terreno amico, uno Spezia ancora eh, fortunatamente imbattuto che eh, continua il suo eh, secondo posto in eh, classifica. Ne parliamo naturalmente con Enrico Lazzari, ciao Enrico, ciao a tutti, buonasera. Questa sera è tornato a trovarci eh, Nicolò Pasta, ciao Nicolò. Ciao a tutti, ciao a tutti, buonasera. Allora, eh, vabbè, tanto se abbiamo tempo, sta, sì. stavolta invertiamo un po'. Va, abbiamo tanto... tempo? Sì, cioè, abbiamo tempo, abbiamo appena iniziato, non abbiamo da parlare della prossima partita perché ne parleremo poi ampiamente giovedì prossimo dove dovremmo ospite luca vignali Lo subito. diciamo Lo no, diciamo così spoileriamo subito alla così, grande l'ospite il prossimo ospite ah, giusto insomma. ragazzi di spezie fa sempre piacere certamente allora invece cambiamo un po stasera partiamo invece da nicolò visto che poi prendi la, 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 la linea eh, t e ce la moli alle 10 quindi... questo è, è stalking questo è, esatto. è stalking così dice tutto lui e tu non hai niente da aggiungere eh, allora, Nicolo vittoria eh, oh. di, domenica, di domenica scorsa eh, cioè sabato scorso 1-0 ehm, partita che era anche abbastanza complicata però direi che poi alla fine eh, lo Spezia si sì, è rischiato nel secondo tempo in un'occasione però un pochettino eh, regalata da, da noi e poi però eh, penso che si sia difeso anche nel secondo tempo abbastanza bene non ha concesso direi grosse palle gol eh, quindi tra altre cose se non sbaglio la seconda partita che non subisce gol quindi diciamo che anche su questo uno spezia che si è ehm, sistemato anche sul piano difensivo si sta sistemando assolutamente, assolutamente sì qualche settimana fa in conseguenza e per concludere così poi te la lascio ti lascio tutta la parola perché sennò poi la prende lui e non te la, la dà più oh, sì. ah <ride> cos'è? anche una formazione poi le, lui, ne facciamo parlare da lui perché non l'ha azzeccata questa volta eh, una formazione un po' anche rivoluzionaria rispetto eh, alle precedenti, sì, sfido chiunque ad averla azzeccata sabato. Anch'io l'ho sbagliata per metà. Ero contento di aver preso Ciolac, ma gli altri dieci non c'era andato neanche Chola tanto che vicino. Presa anche lui, sì, era l'unica indicazione che avevamo avuto. Dicevo, qualche settimana fa scherzavamo in conferenza stampa col mister che diceva. Parlavamo del fatto che lo Spezia vincesse sempre in rimonta, no? lui diceva: vabbè, se prendiamo gol e poi la ribaltiamo, alla fine ci interessa anche poco. Adesso, se lo Spezia inizia a non prendere gol a vincere comunque, siamo anche tutti più sereni. Scherzi, scherzi a parte: una bella vittoria nella sua bruttezza, perché possiamo dire tutto tranne che la partita di, di sabato scorso sia stata una bella partita. Però è stata una partita da, da piccoli altri tempi, probabilmente. Una partita molto tosta, maschia, piena di, di contrasti, di, di, di fisicità. Una partita risolta praticamente da una mischia, da, da uno spezia sempre più letale su, su queste palline attive. Poi uno spezia che in realtà l'ha gestita molto bene, secondo me. Perché è vero che nel secondo tempo magari non ha creato praticamente nulla, ma si è squadra anche nella sofferenza. Lo spezia magari ha fatto giocare un po' di più la Reggiana nel secondo tempo ma di fatto non ha rischiato mai è vero quello che dici tu c'è stata quell'occasione col palo di Vido e poi la, il bel salvataggio sulla linea di, di Wisniewski un'occasione che però è nata da Bertola che diciamo nella sua scampagnata solita che fa in, nelle partite l'ha sbagliata questa volta ha perso palla e la Reggiana ha rischiato di segnare ma è stata l'unica vera occasione che, che hanno creato eh, al fronte magari di uno Spezia che invece nel primo tempo aveva giocato piuttosto bene aveva meritato il il vantaggio per cui va bene così, i numeri li elencavi tu prima, quattro vittorie in casa, quattro pareggi esterni, l'unica squadra ne ancora in imbattuta in, in, in Serie B, la migliore difesa della, della Serie B alla sosta, il capocannoniere della Serie B in squadra, ovvero più esposito, numeri straordinari perché lo Spezia di inizio ottobre ha un punto in meno dello Spezia che ha chiuso il 2023 l'anno scorso, per cui diciamo che il più ottimista dei tifosi dello Spezia non credo potesse sperare in una partenza del genere. Anche se si è continuato, dobbiamo dire, sul filone ehm, della seconda parte del campionato e soprattutto dell'ultima parte del, ehm, del campionato dell'anno scorso. Infatti, se andiamo a vedere, è diverse, eh, sono diverse settimane che lo Spezia non perde. Andando a prendere anche i risultati della, della scorsa non, stagione. non perde da aprile, dalla partita di Parma, ha vinto sei partite di fila in casa perché ci mettiamo alle 4 di quest'anno. Palermo che era il primo maggio e, e Venezia, ovviamente che ci ricordiamo bene. Una squadra che anche in trasferta fa sempre il risultato. Una squadra plasmata a immagine e somiglianza del suo allenatore. Una squadra che non molla mai, una squadra che magari non ha la qualità migliore del mondo. Non è una squadra dal punto di vista del gioco, magari che ti incanta di più della Serie B, però è una squadra dannatamente concreta. E a noi ci va benissimo così, diciamo. Dopo gli ultimi due anni che abbiamo passato, uno Spezia così lo, lo accettiamo e, e anzi ce lo facciamo bastare. Ecco, Enrico, ehm, possiamo anche dire eh, sì, che tutti stanno attenti, tutti cercano di non prendere gol eh, con lo Spezia sul calcio di punizione però poi da calcio, da calcio piazzato anche questa volta, anche se non è stato diretto però poi è nata eh, l'occasione con Pio Esposito che eh, sottoporta, ha fatto un po' come si diceva una volta il gol di rapina Sì, bisogna distinguere un po' da... Perché, perché poi sono anche numericamente, quando si fanno i conti dei, eh, cioè dei gol creati da, direttamente da, su calcio piazzato o sugli sviluppi di calcio piazzato, c'è un po' di differenza. Ehm, perché, non possiamo, in realtà, il gol con la reggiana non potremmo considerarlo da calcio piazzato però l'azione è iniziata da calcio piazzato sì, sì, sì. quindi no, 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 no. Cioè, Aspetta, quello che volevo precisare. dire era che tutti ormai cioè, non è più, no, non no, è più capito, una sorpresa dire, infatti... tutti cercano oh. di sistemare però poi alla fine eh, forse la squadra che ha avuto tra virgolette un po' meno difficoltà è stata eh, il Sassuolo però anche giocatori strutturalmente diversi due squadre che poi nella settimana scorsa si sono un po' annullate però poi vedi che Sassuolo fa un risultato eh, completamente diverso e quindi forse anche se qualcuno ha detto una brutta da partita La al Cittadella è un po' differente da certo, però però era stato detto che la domenica prima forse non era stata una bella partita due squadre che si erano annullate però questo vuol dire anche che eh, uno ha la sua solidità anche con una squadra che sicuramente ha un parco giocatori eh, che in buona parte ha fatto la Serie A e no, no, ma infatti solo. io la, la parte con il Sassuolo l'avevo descritta in maniera diversa cioè non, non ho No, no, ma infatti non lo so Il discorso dell'annullarsi è che, che vuol dire che la qualità c'è anche da parte spezzina oltre che esserci ovviamente con la fisicità e quelle caratteristiche che non, non ci levi a questa squadra, anche di, ehm, di lotta in mezzo al campo, di, anche di difesa eh, quando serve in undici, perché eh, i campionati, i, si, si, non dico si vincono, perché eh, di, direi, cose, direi cose che sono premature, però i campionati diciamo, eh, li, li interpreti nella maniera giusta se... Dal punto, di vista, dal punto di vista di quello che è l'impegno dell'intera rosa a disposizione, quindi eh, tutti i giocatori che tu hai a disposizione hanno quelle caratteristiche eh, di um, unione, di eh, quelle caratteristiche particolari eh, di coesione anche, che questo spesso sta dimostrando. Eh, questo cosa vuol dire? Che quando tu giochi eh, a livello eh, tecnico eh, a un certo livello e poi tutti i giocatori si sentono parte della squadra nella stessa maniera, non c'è la prima donna che vuole giocare sempre eh, tu riesci a fare quello che sta facendo lo Spezia adesso, eh, qualcuno dire, potrebbe dire vediamo se durerà, io credo che per, per le caratteristiche anche eh, già dimostrate l'anno scorso da molti di questi interpreti e eh, per l'inserimento che sinora è stato positivo anche dei nuovi, difficilmente cambierà questo stato di cose. Eh, nemmeno se dovesse questa squadra incappare in qualche episodio negativo come ci sta nel corso del campionato per tornare ai calci piazzati, io penso una cosa e che eh, lo abbiamo eh, notato e credo che sia poi fondamentale in questi casi. Eh, gli altri probabilmente stanno piano piano cercando di studiarci meglio anche su questo fondamentale. Però cosa fa la differenza? Fa la differenza che quando andiamo in area di rigore a ricevere il calcio d'angolo o il calcio di punizione, ci andiamo tutti praticamente. E questo fa sì che tanti giocatori portati nell'area avversaria creino ancora una situazione in cui tutte le nostre fisicità, le nostre qualità anche di alcuni giocatori dentro l'area di rigore che sono in dubbio, eh, anche se magari che ne so, ciò che non ho ancora segnato. Però, però il passaggio gol che non è banale perché lì un attaccante di solito prova a tirare in porta, perché sappiamo come sono fatti gli attaccanti, soprattutto quelli che, che vedono la porta più spesso. Tu dici Qua che è un passaggio? No, io sono sicuro che era un passaggio, non, non okay. lo dico, io sono sicuro che era un passaggio perché si vede da come, da come si vede, non solo ho visto gli elezzi ma ho anche le foto de, da dietro di quella situazione e lui si vede chiaramente che non solo guarda in mezzo chi c'è ma poi mette il piede nella maniera giusta col corpo all'indietro e quindi non avrebbe mai potuto tirare, infatti non era un tiro forte, era una palla, verso, non sarebbe mai entrata in porta. Lo vedi che davanti c'hai il portiere e quattro giocatori, quindi con quel tiro lì non potresti mai fare gol. Quindi, un attaccante che della eh, sua esperienza, e delle sue qualità, non avrebbe mai tirato in porta così piano. Se voleva provare a fare gol, anche col corpo all'indietro avrebbe tirato una bomba. Poi, magari la palla sarebbe stata respinta, e magari potevi fare gol lo stesso. Però il passaggio, cioè la velocità del passaggio fa capire nettamente il, come si mette e il modo in cui passa la palla eh, fa capire che quello è un po', un po', perché ha visto che al centro c'era un compagno, poi che avesse riconosciuto che era più esposito, no? Quello è un altro problema, è un altro discorso. Che poi più esposito sia stato servito benissimo da quel passaggio perché c'era lui prima di tutto prima degli altri è un altro discorso però che fosse un passaggio te lo posso garantire eh, al 100% perché un po' di... un po' a pallone ho giocato quindi lo vedo se uno eh, ecco. eh, no, ecco. eh, cioè lo posso dire non avrò giocato a quei livelli lì ma lo vedo quando un giocatore sta, sta allora, passando forse, o tira in eh, porta diciamo adesso. che impresa diretta eh, poteva sembrare forse quasi un tiro sbagliato. Sicuramente un tiro sbagliato. Però, eh, rivedendo invece, rivedendo sbagliato. forse le immagini, lui forse non tira in porta perché si trovano, si rende conto, forse non cioè, si so, è in una posizione un po' defilata e eh, la mette al centro. Beh, io per che non ho le foto, qua può, soltanto, no, no, può soltanto dirlo lui. Se no. era un passaggio. Oppure. Lo chiederò domani che lo intervistiamo esatto. per Città della Spezia per cui. Ci toglierà sì. questo dubbio esatto. Prima domanda, visto che per forza io non credo che un giocatore delle sue qualità e sue, della sua esperienza eh, arrivi davanti alla porta a fare un tiro del genere. Se, av se, fa se avesse fatto un tiro sbagliato, secondo me l'avrebbe sbagliato di più. Perché Vabbè, lì l'unica possibilità per impedire il portiere quindi. è tirare forte, cioè tirare forte verso la porta. Lui non ha tirato né forte né verso la porta quindi. Un tiro sbagliato lo fai quando provi magari la potenza, la svirgoli, la palla va alta perché ti accorgi che ormai è rimesso male, però ci puoi provare perché c'è la porta davanti e tiri fuori. No, ma che... uno che ha tutto il tempo perché lui Enrico, il secondo... gli arriva la palla, stoppa di petto, ha tutto il tempo per guardare cosa fa, cioè non è la classica palla che ti arriva all'improvviso e tu provi a calciarla. Lì è una palla che ti arriva, tu la stoppi di petto, la metti a terra. E poi decidere cosa fare. E lì uno come lui non può sbagliare un tiro. Cioè, perché a quel punto avrebbe tirato forte se non avesse visto nessuno dentro. Vabbè, se, avrebbe ma... tirato forte verso la porta. Magari la prende il difensore di... di potrebbe di... averla anche, col... eh. anche colpita male. Sì, ma è formata. piano. E lì sì, certo. Un giocatore come lui calcia forte in porta. Eh sì, in porta non la poggia. l'appoggia poggia solo se la porta è libera davanti. È cara, a no? 5 metri quindi Così. quindi. Cioè, visto che non l'ha appoggiata e eh, 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 stava calciando, ma poi è il movimento che lui ci dà proprio con l'esterno a beh, servire verso, la, verso il centro. Ma, ripeto, <coughs> poi Niccolò Passa per quello ma che ha giocato chiede. a pallone, e poi se va bene, fa a il difensore livelli. anche. Se va bene, fa il difensore, come fa a sapere come calciare a Anche lui a certi livelli? no 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 lui ha già smesso praticamente ha ah. <ride> iniziato e ha smesso no perché eh, no, volevo farmi dare eh, i voti come, come al solito però... i fisici importanti sì, lo no. hanno costretto a lasciare una carriera che era spettacolarmente lanciata, lanciata. <ride> verso l'Olimpo <ride> ah, no. si no. scherza un po' dai, possiamo dai. permettercelo di scherzare eh, sì, allora vogliamo qualche domanda o non le vogliamo lo perché so eh, quest'anno eh, direi di sì <ride> L'anno scorso te detto uno lo so. Allora, <ride> ve ne faccio una. Mm, adesso devo vedere, eccola qua. Allora, secondo voi, e la faccio a tutti e due, a gennaio, la classifica resta più o meno questa. La società, se questa o qui si rientrerà, non si sa, non lo sappiamo. Farà uno sforzo per prendere anche qualche altro giocatore per, per, per puntare veramente in altro? E poi ci chiedono anche le novità. Ci sono novità sul cambio societario. Allora, il cambio societario lo lascio a Enrico che so che espec <ride> gli piace espec questo tema. <ride> <ride> scherzi a parte. Tantissimo. Io faccio una, una premessa, no? Se a gennaio la classifica fosse ancora questa, vorrebbe, di, vorrebbe dire che questo spezia è competitivo, no? Perché comunque passano altri due mesi, se chiudi tra due mesi di seconda vuol dire che questa squadra non è che ci abbia così tanto bisogno di, di, comprare. di comprare della gente. Detto questo, io in questo momento non vedo delle grandi debolezze anche a livello numerico nella squadra. Chiaro che magari puoi averci qualche dubbio a sinistra. Eh, perché Rezza sappiamo che può avere qualche problemino fisico. Aurelio siamo stati sfortunati perché non si era mai fatto male adesso è fermo da tre settimane. Però tornerà dopo la sosta. Per cui anche lì c'è Salva Ferrer che comunque sta migliorando quindi può giocarci anche lui. Io non vedo queste grandi necessità e questi grandi buchi a livello di costruzione della squadra eh, uno può pensare anche in difesa con Bertola che sta giocando come, come centrale di sinistra da destro tra un giallo sarà diffidato quindi sappiamo bene che prima o poi una per squalifica la salterà però abbiamo visto Matteo che gioca ovunque per cui io questa grande urgenza questi grandi sforzi sul mercato non li vedo necessari sarei più felice se la metto più all'incontrario. se a gennaio arrivassimo in questa situazione e nessuno andasse via dallo Spezia, perché dobbiamo essere chiari, può esserci anche questo rischio qua, eh? perché se Salvatore Esposito eh, ti prosegue, dopo due mesi di campionato cioè, ha eh, due gol e quattro assist, arriva a gennaio che ha nove assist e cinque gol, magari qualcuno te lo viene a prendere, se eh, Elia, faccio un nome a caso, ti inizia a fare tre gol, magari qualcuno te lo viene a prendere. Se Bertolò è in carenza di contratto, qualcuno lo vuole prendere, o va via a zero. Se non rinnova. E quello o lì sarebbe. Va via. Quello lì forse sarebbe. Per cui io sarei più. Se non rinnova quel punto eh, lì sarebbe, sarebbe veramente. A, nello sperare che nessuno vada via. Detto questo, se ci fosse un'occasione, io non credo che nessuno si tirerebbe indietro in Però queste condizioni di contratto. Però ti faccio allora una domanda diversa, visto che tu l'hai messa in questo campo, e dici. Che non vada via nessuno, ma se fossi in una situazione del genere, secondo te a questo punto la dirigenza cercherebbe ancora di tenere tutti per veramente risalire di categoria? Ma non per risalire di categoria perché sappiamo che anche se la vuoi vendere cambia il prezzo. Certo. Beh, la dirigenza ci mette la mano sul fuoco che li voglia tenere tutti perché li voleva tenere tutti anche ad agosto. Per cui sulla dirigenza non ho alcun dubbio su questa volontà. Bisogna vedere poi decide se è d'accordo nel tenere tutti quanti qualora arrivasse un'offerta importante. Questo ovviamente, ma è molto presto anche solo per parlare, no? siamo ancora a ottobre, non sappiamo neanche come ci si arriverà alla finestra di gennaio, per cui io non vedo tutta questa urgenza di andare a mettere dei giocatori che magari ti vanno a togliere anche un equilibrio di squadra in, in questo momento, perché stiamo vedendo magari a centrocampo della gente che non sta giocando, tipo degli innocenti razzi così che li vai a mettere un'altra persona in più magari in mezzo e trovano ancora meno spazio davanti sono già tanti mi aspetto casomai l'uscita di Falcinelli se proprio devo dire qualcosa in, in avanti magari prendi qualcosa, qualche, qualche ragazzo più giovane anche per sostituirlo però al momento io non vedo questa grande urgenza anche perché eh, per, per prendere un giocatore per aumentare ancora di più la qualità di questa spezia ovviamente devi spenderci anche delle cifre delle cifre importanti Importanti che sappiamo che non si possono spendere cioè, la, rivoluzione, cui... la rivoluzione. è stata fatta l'anno scorso esatto, non, per, per non motivi Non vedo questa, questa grande urgenza. Poi ripeto: se arrivassimo a gennaio da secondo in classifica, vuol dire che quelli che ci sono arrivati a quel punto lì, in quella posizione lì, cioè, non, si hai, è verità, non, non è, non è, è credo, credo Enrico, che alla fine non avresti nessuna urgenza. A meno che non ti capiti poi l'occasione o qualcosa, o si che, qualcuno. allora speriamo di no. no. Io dico in una posizione tutto tranquillo ma guarda io ci, so, ci, sono, ci sono su questo tema no? già quelli che dicono tre pezzi va in serie a diretto due pezzi va in serie a diretto ma a me sembrano quei discorsi cioè non dico a pera perché ognuno è giusto che faccia il discorso che vuole però cioè, le squadre le squadre possono essere partiamo dal presupposto che le squadre possono essere rinforzate completamente, anche cambiando tutti e 11 giocatori e trovandone 11 più forti di quelli che hai, sempre penso di qualsiasi squadra, no? Perché cioè, questo è logico. Quindi se andiamo a vedere un discorso strettamente tecnico, uno dice però tante volte quello che ha convinto di dire ah compro questo che è più forte di questo sicuro. Tante volte poi effettivamente per quello che è l'utilità all'interno di un gruppo di cui questo giocatore non fa ancora parte, ma che tu giudichi per, per i valori magari espressi fino a quel momento, no? Cioè, eh, tante volte si parla, no? Io noto che si, che si fa spesso e volentieri il campionato con le figurine, no? il discorso con le figurine d'estate, no? Allora. La Sandoria ha comprato tuttino e, e, e coda, sicuramente la Sandoria vincerà il campionato per ragion divina, no? Ma le squadre non si fanno con le figurine, si fanno con, con i giocatori di un certo tipo che si inseriscono nel gruppo che hai, che hai plasmato nel corso a volte degli anni eh, o come è successo allo Spezia hai cominciato a plasmare nel corso della seconda parte dell'anno scorso trovando i giocatori giusti da inserire all'interno di una rosa che comunque aveva giocatori di qualità perché non è che l'anno scorso quando siamo partiti tutti dicessero che noi eravamo da ultimi posti no? all'inizio ti mettevano nelle favorite perché un po' perché avevi ancora giocatori Serie A, un po' perché avevi comprato anche alcuni giocatori forti obiettivamente perché l'Antonucci che vediamo nel Cesena in questo momento non è quello che giocava nello Spezia l'anno scorso è un giocatore che sta facendo la differenza no, ma questo sì. dimostra che tu avevi preso un giocatore forte che poi mentalmente non sia forte e allora dimostri tutti i suoi limiti se no, ecco, non è in me, un contesto certo, ma me... questo vale anche per Tuttino che probabilmente 24 sì, gol sì. quest'anno però, lo però, lo so. però ad esempio so l'anno scorso c'è cioè, eh, quello che ci aspettavamo lo stiamo vedendo adesso, ad esempio su Cassata e Bandinelli, che ci aspettavamo questi giocatori Ma ci sono anni, che poi anni hanno avuto, andate sono anche per ogni, avuto, ogni giocatore. Hanno anche ha avuto infortuni, certo. mi, mi, mille problematiche. Certo. Però ecco, quello che ci, ci aspettavamo probabilmente da questi due giocatori l'anno scorso. Lo vedi, quindi... che, lo vedi che non era stata sbagliata l'idea no. di chi ti metteva là perché Cassata Bandinelli, certo. Amiang e Erezza, e, e, e poi Dron e, e Nicolao. No, no, e abbiamo avuto un sacco di problemi. E facciamo anche un sacco di fatica andando via. All'inizio c'era il per dire no? Cioè. Però. A noi noi l'anno scorso era la realizzazione, il modo di attaccare che era completamente ah. diverso, soprattutto nella prima parte dove poi alla fine eh... sto dicendo che ci sono stati certo. fatti degli errori, gli errori sono stati fatti. oltre al fatto che c'erano giocatori che non si adattavano, sono stati fatti anche di errori di costruzione della squadra perché si è puntato molto sui trequartisti fenomenali che avevamo, che poi così fenomenali in quel contesto non si sono rivelati poi magari in un altro contesto, in un'altra squadra, in un'altra annata magari sarebbero stati fenomenali, perché Antonucci sono convinto che se tu cominci bene è uno di quelli che tras viene trascinato dalla squadra. Se tu cominci male si nasconde. Questo è un po' il problema di alcuni giocatori, non, non, non solo di Antonucci, ma anche di altri che abbiamo visto in passato passare anche di qua. Quindi non è detto però, poi dopo, ripeto, non è strettamente una questione tecnica. Perché uno potrebbe dire benissimo a inizio anno quanti gol fa l'attacco dello Spezia andandoli a prendere da quelli dell'anno scorso. Quindi guardi Pio ne ha fatti tre, guardi Ciola che ne ha fatti tre, guardi soleri ne ha fatti sei, guardi Di Serio ne ha fatti quando era con noi tre o quattro. Eh, quanto fa? Fa 15 gol sti qua. Dove andiamo? Cioè, certo. Questa è la base, no? Oh, ma non è vero, perché se tu vai a analizzare scopri che evidentemente eh, Pi Esposito è un prospetto talmente interessante che lo, lo sanno anche i sassi del, eh, e quindi prima o poi quei tre gol diventano il doppio, o il triplo tranquillamente eh, e forse anche di più. Perché? Perché abbiamo scoperto e stiamo scoprendo un giocatore che migliora di partita in partita, evidentemente perché ha le qualità per farlo, ma chi. Chi lo diceva era tacciato di ma di disi, hai capito? Non per voler fare quello che è un fenomeno. Salvatore, Salvatore sicuramente deve molto ad Angelo per l'averlo sgravato di tante, di tante cose, anche spurie, che ci aveva in testa, no? oltre alla che ne so, a quella sensazione di dover essere lui a decidere, che ti porta spesso e volentieri a. A, a voler fare troppo di più di quello che, potrei, che puoi fare sbagliando tante volte magari renderti anche antipatico in certe situazioni e questo è, è, è sicuramente merito di D'Angelo che fa sentire tutti importanti ed ha un altro merito grandioso di un allenatore perché quando un allenatore fa sentire tutti importanti anche chi gioca 10 minuti in 5 partite o in 10 partite vuol dire che, vuol dire che è un allenatore che sa come formare un gruppo importante poi arriviamo a dicembre guardiamo dove siamo guardiamo se ci sono delle criticità e vediamo se si può intervenire io sono meno pessimista di Nicolò sul discorso cessione di qualche giocatore perché abbiamo già visto quest'anno che un giocatore anche lo puoi cedere lo puoi cedere come è successo con Cudà ma non è detto che per forza deve partire in quel momento Quindi, Eventualmente, una squadra che vuole anticipare altre su un tuo giocatore, come potrebbe essere tranquillamente Salvatore Esposito, su Pio è impossibile perché Pio e non preso. è nostro. Quindi, quando si, i prestiti vanno a finire a fine anno. Quindi, anche se arrivasse uno che te lo vuol prendere, ormai hai fatto l'accordo con l'Inter e difficilmente cambiano le cose. Ok, poi vediamo anche come sono nate queste cose, cioè l'estrema volontà del giocatore di tornare qua. Cioè, lui sa che un anno qui facendo benissimo gli serve molto di più che 10 partite in Serie A facendo 20 minuti o 10 minuti. Ma poi due prestiti penso che nella stessa stagione non li, pu li puoi fare, no? Cioè? Non, ovviamente, non può tornare all'Inter no, all e no, no. ah, ah, no, andare no, in prestito. No, puoi, puoi giocare eh. al massimo in due squadre. Quindi, esatto. visto che lui ha partito da spezia, potrebbe anche cambiare squadra. A volte succede che il prestito. Sì torna, oh. va direttamente quando non sei soddisfatto no, sarebbe lo Spezia presti, sì. che lo venderebbe sì, no, lo presterebbe no, no, no. a qualcun altro oh, come poteva succedere l'anno scorso con Moro esatto. se fosse arrivato a ah, Paizan, sì, esatto. eh, lui andato... sarebbe tornato al Sassuolo per andare alla Ligiana quindi poteva fare due prestiti Ed ecco perché però non avrebbe giocato non, nel Sassuolo non, è, non gioca nel Sassuolo cioè, esatto. eh, ci, passa per ci passa per diciamo. un attimo per tornare un'operazione del genere se le due parti, so le tre parti anche il giocatore non sono soddisfatte certo. Diciamo che qui è poco no, no, ma io chiedevo a livello regolamentare, no, no, a livello quindi, regolamentare fare, per concludere fare. se posso. Un secondo, proprio un rubo l'ultimo secondo, sono un po' meno pessimista di Nicolò sul discorso delle possibili cessioni, però non ti ho ancora risposto sul sarò brevissimo, ho, ma è un argomento che poi possiamo anche trattare più diffusamente, anche se in realtà poi le cose che si sanno sono relative. E mi riferisco al passaggio societario passaggio societario. All'ipotizzato, ventilato possibile eh, passaggio societario, che non è detto che sia passaggio societario, potrebbe essere una, un passaggio, passaggio di, di quote. quote. A quel punto no, non è che lo Spezia cambia, lo Spezia viene rinforzato dall'arrivo di qualcun altro che porta delle forze economiche. Poi uno mi potrà dire: è tutto da vedere che porti le forze economiche. Eh sì, se, se non compri le quote e qualcuno non te le vende, non ci entri. Non è che. Se io se Nicolò vuole entrare nella mia società e Niccolò dice guarda ci entro perché sono bravo, ma non ti do niente adesso, te li do, te li do a babbo morto. Evidentemente chi, chi aspetta soldi da, o comunque un aiuto da parte di qualcun altro per, per portare avanti una società di B che in questo momento è difficile ragazzi perché noi ci rendiamo conto di quanto noi, noi ci rendiamo conto ma forse non tutti di quanto sia difficile economicamente portare avanti una squadra di B che poi ha magari anche qualche ambizione, perché poi questo ti porta, che ne so, a dire ok, faccio uno sforzo a gennaio, prendo un altro giocatore che magari mi costa altri 500.000 euro di stipendio, 400.000, sono comunque spese che vai ad aggiungere certo. a un budget che è già in rimessa di base. Perché sì, tu vai, non puoi adesso, fare. Adesso non mi divagare. Quindi... No, 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 non ti divago, quello, ti che, sappiamo, quello che sappiamo, sulla... è la manifestazione di interesse che c'è stata ma non verso lo spezzo, per una squadra di b di un ipotetico gruppo gruppo che fa capo a questa holding chiamiamola come volete quotata al nasdaq che si chiama brera holdings eccetera ecco questi hanno detto stiamo cercando di comprare un club di b potrebbe essere qualsiasi club non è che detto che non sia lo spezia. Come? Potrebbe a Sanitana. No, la salinità, vabbè, ci, sono già ci sono già passati... lì. Ho comunicato queste stanze. Ci sono già passati lì, sanità aveva escluso che potesse poi essere venduta alla Brera. Ma detto questo, che sia lo spezia o non sia lo spezia... Come sappiamo in questi, casi, in questi casi, si sa tutto semmai a, a cose fatte, come è successo quando lo Spezia è stato ceduto da Volpi ai plati. Anche se fosse un ingresso al 20%, al 30%, al 49% o al 51%, sapremo tutto a fine, a, alla fine. Quindi ora, sinceramente, Saremo a vedere. Allora, un po' più brevi sulle risposte, perché c'è ancora qualche domanda. Va bene. Allora. Ehm... Allora, se Luca ci chiede, con la Reggiana c'erano circa 2.000 spettatori in meno secondo voi dipende perché si giocava di sabato o comunque sia dal Venezia in poi abbiamo incrementato il pubblico di tanto e questa è un'ottima cosa è un'ottima cosa, diciamo che entusiasmo era entusiasmo per cui la gente è anche più portata a venire allo stadio a vedere una spezia che vince sì c'erano 2.000 persone in meno, no forse un po' di meno perché comunque vanno contati i tifosi della Reggiana che c'erano però non c'erano quelli da Calarese Napri da prima, quindi più o meno i numeri sì, sono 1500-2000 persone in meno, però comunque era un picco da oltre 9.000 persone, per cui, numeri che l'anno scorso non abbiamo praticamente mai raggiunto, se non credo appunto con la Sandoria, col Palermo e, e col, col Venezia Venecia. che siamo andati col sold out. Però è chiaro che l'entusiasmo che era l'entusiasmo. Adesso andare al picco comunque è anche tutto più bello, perché comunque anche l'impianto. Parlo della tribuna che noi stiamo vivendo ormai da qualche mese, ma fra qualche mese anche la curva ferrovia, eh, che, che è sempre sold out, avrà un tetto per cui ci sarà ancora sempre più voglia di fare sold out da qui alla fine del campionato. Per cui bene, perché un picco così, un picco trainante, è un picco vincente. Non è un caso che lo Spezia abbia vinto quattro partite su quattro in casa. Poi, eh... Posso aggiungere una cosa, scusa. Sì. Il sabato un po' può fare perché sicuramente qualcuno lavora in più che la domenica. E questo, sì. è questo, è questo lo sappiamo. Partite di sera o alla domenica sicuramente sono più favorite. Però è anche vero che la, la, diciamo, il derby, perché è inutile che... C'è cioè, quelli che dicono il derby non è un derby, è inutile che Vabbè, facciamo comunque, tanti discorsi. Comunque, è una partita sentita e c'è cioè, venuto è anche, chi sentita, aveva, ecco. anche chi aveva curiosità di, di ritornare a vedere il derby, okay? sì. Quindi quelli che poi, eventualmente in uno spezia che si gioca qualcosa di ancora più importante, ritorneranno magari successivamente. Ma non è che sono gli innamorati che vengono per forza. Eh, ah, teniamo però, conto magari... che adesso, adesso il picco avrà 4.000 posti di meno e quindi e la, la società ha fatto una mossa importante abbassando il, i biglietti della, della curva, della, de, de, dei distinti perché la curva, praticamente la curva piscina è sold out per tra gli abbonati della curva piscina e gli abbonati ah, della figlio. curva ferrovia mancava qualche decina di biglietti, hanno evitato di andare a vendere ogni volta 70 biglietti per riempire i 3.100 posti che sono riservati ai tifosi spezzini in cura piscina, quindi hanno, mettono lì solo gli abbonati, quindi circa 3.000 persone verranno lì e le altre si andranno a comprare, speriamo a, a riempire sempre i distinti, perché se andiamo su questi numeri i Distinti saranno sempre gioco forza pieni. Che poi diciamo che un bacino di 7000-7500 spezzini che è quello che stiamo vedendo ad ogni partita sono numeri che probabilmente non avevamo neanche in Serie A, eh? facevamo 6.009, 7500 Sì, perché c'erano prezzi anche diversi, era prezzi anche diversi. però comunque, prima il covid, un, poi i prezzi è diversi. È un corpo molto importante avere certo. in uno stadio da 12.000 persone, quasi se, almeno 7000-7500 persone dalla tua parte. Poi se ehm, Probabilmente Spezia Bari di venerdì sera con, senza la curva ferrovia potrà fare magari 6.500 persone, che comunque con un settore chiuso da 4.000 persone ne è poco. Sì, sì, ma considerando che la capienza è 12.000, ora 12.000 meno 4.000 fa 8.000, sono circa, visto che i posti riservati ai tifosi di ospiti sono circa 150, eh, avevamo quasi 8.000 biglietti disponibili per i tifosi di Spezzini, che non sono pochi. No, 8.000 tifosi lo dicevamo prima l'anno scorso non li vedevamo mai. No, no, ma dico è vero che si è creato anche un entusiasmo, perché questa squadra fa avvicinare la tifoseria perché corrisponde esattamente a quello che la tifoseria vuol vedere dalla squadra, cioè l'impegno massimo, la determinazione su tutti i palloni. Eh, sono significativi in questo l'intera partita, non solo stavolta, ma anche le intere partite precedenti. però. Andiamo a prendere gli ultimi due minuti della partita con la Reggiana dove Di serio ha praticamente eh, attaccato da solo tutta la, tutta la difesa della Reggiana per cercare di mantenere il processo del pallone e il più delle volte ce l'ha fatto prendendo anche un paio di falli eh, importantissimi. Di serio che è entrato dieci minuti prima, cioè non è che è entrato dall'inizio, dice eh, e quindi questo ti fa accorti di più capire come chiunque entri anche a 10 dalla fine dà tutto perché fa parte di questo gruppo. Poi a Di Serio possiamo rimproverare, tra virgolette fino adesso, di essere stato non freddo come l'anno scorso davanti alla porta, ma è, è bello poter aspettare un giocatore e, e poter essere comunque in quella posizione di classifica senza star lì a dire eh vedi se c'erano i gol di Di Serio chissà dove eravamo. Quindi vuol dire che... È un giocatore che comunque il mister può aspettare nelle sue qualità che sono soprattutto quelle di mettere a disposizione una velocità di ripartenza che non ha nessun altro giocatore nostro e sappiamo quanto sia importante, specie fuori casa. Ho citato di serio, ma potrei, potevo citare chiunque, ma è stato significativo proprio quei due minuti. Eh. Tutto lo stadio è come se lo spingesse a correre all'impazzata per andare a recuperare i palloni. Quindi questo è piaciuto al di là di quella che è stata la partita eh, vissuta per i 95 minuti precedenti. Allora qua divago da, dallo spezia, perché c'è una domanda per te che ti chiedono, quando eri a Parma tenere accorto di ehm, adorante e artistico delle loro potenzialità, visto che vengono dal settore... Devo giovanile. essere sincero, adorante no, artistico sì e sembra quasi il contrario, adesso quello più bravo sembra adorante rispetto all'artistico. Eh, Adorante mi ricordo fece un gol in, in Coppa Italia molto bello col, col Parma Ma era stato pagato 5 milioni Perché Adorante cresce nel settore giovanile del Parma Il Parma fallisce, lui va all'Inter e torna al Parma dopo 4-5 anni pagato 5 milioni Quei famosi acquisti un po' strani che poi erano stati messi sott'occhio per il caso Plus Valenza Ovviamente poi non era emerso nulla di strano Artistico invece fa un percorso diverso perché cresce col, con la primavera e poi va a giocare in Croazia se non sbaglio va a giocare in Croazia, il Parma poi lo cede e, e sembrava essersi un po' perso invece entrambi in Serie C hanno fatto molto bene Adorante l'ho visto il venerdì, venerdì scorso con la Sandoia, in due minuti ha fatto due gol quindi non poco male eh, l'anno scorso in C ha fatto molto bene quindi sono due attaccanti Adorante se non sbaglio è un 2000 eh, Artistico dovrebbe essere il 2002 comunque sono giovani Adorante magari non è più giovanissimo Stanno dimostrando di poterci stare in Serie B, non, però posso dire che non, non gli avrei dato così tanto rilievo, diciamo. Ok, sono maturati un po' più avanti. Allora, lo scorso anno i fratelli Esposito ne hanno sempre criticati, quest'anno sono fondamentali. E Enrico è l'unico che ci aveva visto giusto. Qui devo prendermi dei meriti io perché io, io l'ho difeso per tutto l'anno, perché un ragazzo che secondo me era incomiabile in ogni partita gli venivano date delle colpe che non aveva, che un ragazzo di 18 anni con 20 partite da professionista in una scala che non girava non poteva farti l'attaccante titolare dello spezia, non poteva. Questo ragazzo di 18 anni ha giocato 38 partite su 38, ha pigliato delle botte da chiunque, io ricordo delle partite straordinarie che aveva fatto una con il Bayer ad esempio in cui eh, non aveva mai tirato in porta ma aveva fatto una partita incredibile e la gente lo punzecchiava. L'aveva fatto uscire a fine campionato, ogni volta che usciva, tra i fischi, e lui zitto sempre a lavorare, cresceva di partita in partita. Che fosse forte, si vedeva. Poi è chiaro, se i risultati non vengono, i gol non vengono, la gente giustamente critica. Però se tu devi andare oltre, devi guardare le prestazioni dei giocatori. Salvatore Esposito, dallo spezia cremonese di gennaio dell'anno scorso, non ha più sbagliato una partita. Io mi ricordo una partita che aveva fatto Esposito a Terni. Io non ero andata a Terni, ero andata a casa, era finita 1-1 col gol di Di Serio all'ultimo, vi ricorderete. Ero uscito che gli facevo gli applausi praticamente da casa mia. Mi aveva fatto una partita incredibile. E poi il giorno dopo leggevo ehm, esposito inconcludente. Esposito... Perché, lo sappiamo, i risultati e l'entusiasmo tirano. Quando non ci sono né risultati né entusiasmo, ovviamente sono tutti scarsi. Però i giudizi nel calcio avrebbero bisogno, da parte dei tifosi... È un conto, però da parte degli addetti ai lavori, secondo me, abbiamo bisogno di un pochino più di equilibrio. Io non voglio, per l'amor di Dio, non voglio dare, dare colpa a nessuno. In generale, dico nel nostro calcio: cioè, parlo anche da parte di, di colleghi, assolutamente che valutano tutti i giorni, tutte le settimane, eh, le, le imprese dei, dei giocatori più importanti, dell'Autaro Martinez, Leao. Questo e quell'altro. A volte si va molto dietro anche lì alla situazione della squadra, se la squadra vince eh, sono tutti bravi, se la squadra eh, perde magari qualche volta viene criticato eccessivamente un giocatore dal quale magari si pretende che prenda la squadra in mano e la porti lui. Eh, è vero che i grandi campioni prendono anche grandi stipendi e quindi ci si aspetta grandi cose, siamo d'accordo, però tante volte forse si tende anche a esagerare un po' i giudizi no? il tifoso ovviamente lo fa dal punto di vista, sappiamo quanto conti per il tifoso il, il risultato no? quando tu i risultati cominciano a non venire eh, dai provi a dare la colpa no, co cosa ne sia che l'anno scorso mh, la, la tifoseria dava la colpa anche alla stampa per dire no? che doveva essere ancora più cattiva che, dovrebbe, che non doveva dire quelle cose che dovrebbe dovuto dire delle altre quindi come se la stampa eh, entrasse in campo tutti i giorni eh, a fare gli allenamenti o entrasse in campo il sabato e la domenica a giocare cioè un pochino più di equilibrio è chiesto a tutti e questo purtroppo ha portato anche da parte della società che l'anno scorso è stata attaccata aspramente, ricordiamoci che ogni settimana c'era lo stiscione platec go home cioè, e con questi, i conti dirigenti ogni partita e eh, questi hanno portato avanti anche la curva e hanno costruito anche la curva adesso la vedremo sarà un altro gioiello certo gli errori sono stati fatti sicuramente come in tutte le, le società che non riescono a mantenere la, la squadra dove era Perché? però non possiamo dire che lo Spezia non possa retrocedere dalla Serie A lo Spezia dalla Serie A ahimè non solo può retrocedere ma è anche probabile che retroceda. è Normalità quasi. Cioè, quindi eh, il dare la colpa, io ho sentito tante volte dire Volpi ci ha portato in A, i Plattec ci hanno portato in B. In realtà i Plattec ci hanno salvato due anni allora, cioè, se, se guardiamo bene, e poi dopo il terzo, ahimè, siamo retrocessi, ma non penso che un rigore sbagliato o una traversa possa essere colpa dei Plattec, è colpa del calcio che è così è anche malvagio a volte no perché tutti noi avessimo giocato forse durante l'anno uno spareggio col Verona quasi sempre l'avremmo vinto e quando è stato il momento di farlo veramente loro avevano una tensione nervosa e probabilmente una situazione fisico-psicofisica che era nettamente superiore alla nostra che nonostante tutto poi alla fine potevamo anche cambiare nel risultato nonostante avessimo pochi giocatori a disposizione no Detto questo, guardiamo avanti, non so come andrà a finire a livello societario, attendiamo. Qua, eh, Daniele ci scrive su, su, Facebook. su Facebook che come fa certa gente: i soliti noti ad avere tutte queste certezze sul passaggio della spezia alla Brera Holding. Io non lo so, non ho letto tutti, tutte queste certezze in giro, eh, però se, eh, ci si basa sul fatto che quando una società quotata fa Dice una cosa eh, vuol dire che la, la, è già una fase avanzata nella richiesta, di poi però bisogna vedere se chi ti deve vendere ti vende o no, cioè perché qui ci sono c'è un compratore, un possibile compratore e c'è un, un venditore, un possibile venditore. Quindi, eh, considerando alcuni dicono: Beh, lo spezia ora se vai te lo danno per poco, sì, però lo spezia ora è secondo in classifica in B. E quindi in questo momento chi subretta prende una squadra che ha lanciata in una poi magari arriveremo a talli per poco, chi è? Cioè, per poco per quale motivo? Sono ottobre, diciamo. Sono i classici discorsi che si fanno. Cioè, po cioè, non poi sennò... rubo. Cioè, non è che dico: no, per so poco, per certo da Solitamente certo. se c'è una squadra che vende, magari fa un prezzo, c'è cioè chi compra, ne vuole un altro. Ma ricordiamo si... anche che c'è stato un grande abbattimento dei costi in, questi, in ultimo anno, per cui. Diciamo che per poco, vendi una società per poco si ha dei costi importanti. Okay, io non lo so, si ha dei costi magari... ridotti, magari la vendiamo qualcosina in più, nel senso tu abbatti i costi per aumentare il valore, il, il valore di vendita, no? Perché, sai, se, se io ti vendo una spendi, società con 60 milioni di debiti, hai capito, eh, eh, cioè, eh, perché non è perché posso ho posso, posso 20 pretendere. milioni, perché certo. non te li dai. Anzi, ti dico guarda, prenditela, non voglio niente. <ride> sì, esatto. Ma non è la situazione dello spezzo di ora, no, perché infatti. dai bilanci si nota come la, la società abbia sempre ripianato. Il problema semmai si pone per chi dice so da fonte certa che lo Spezia lo regalano, bisogna capire le fonti certe quali sono, se lo Spezia veramente lo regalano, solo di stadio lo Spezia spenderà 11 milioni più o meno, non so se, se gli eviteranno cioè, anche ma che, Cioè ma chi è che lo della... regala? Una no, non lo so, cioè un minimo di costo ci deve essere se tu dai una società pulita se è una società con 30 milioni di debiti allora è un altro discorso penso che venga Maninti a comprarsi lo spezza per un euro questo. Cioè, quindi Tendo sempre, questo. sempre per tornare a Parma va no? ah, bene perché è il caso più, più recente diciamo di un passaggio praticamente ah, a zero diciamo che non siamo nelle condizioni anche questa Brera Holding no? Cioè, se dietro c'è un colosso da 20 miliardi di dollari che ne sappiamo noi Beh, però c'è questa paura cioè, è sempre no? cioè, difficile capire perché c'è questa paura di questa. ma perché i fondi sono ma perché i fondi fanno paura ma perché fanno paura guardate il 777 ecco. vabbè oh. quelli non, è, non fanno erano paura fanno paura per quel motivo lì fanno ti ricordi cosa diceva no? nel Milan nell'Inter se i Milan-Inter hanno un patrimonio Certo. certo, tipo lo spermati, in fondo eh, ti, eh, ti, ti eh, smembra si, si e presentano ti e noi ne abbiamo avuti tanti. Noi arriveremo in Serie A, vinceremo qui, vinceremo. C'è un po' da preoccuparsi, visto che no, ne abbiamo ma, avuti tanti, cioè, avevano tante squadre, hanno tante squadre 7. Il problema è che eh, tu provi a far business con tante squadre dicendo: vabbè. C'è un buco di là, lo ricopro con il vantaggio, magari con i soldi che ho preso da, di più da un'altra. Poi quando però cominci ad avere sbilanci su tutto il fronte, perché fai i passi più lunghi della gamba da tutte le parti, il problema che è che è, ci deve essere qualcuno che ti altro. foraggia. E se ti foraggia qualcuno si prende le squadre. Come o sei Red Bull, o sei il City Group, o sei Pozzo dei Tempi, eh, oppure mi sembra che questo, capito, questo esatto. network non ha mai funzionato da nessuna eh. parte. Questo è un network che noi... di Platte che non ha portato dei grandi risultati né al Casapia né al Sondia in Danimarca, diciamo cui è anche complicato avere un network con tante scuole così perché poi la coperta è corta da una parte. È complicato perché devi comunque, devi comunque avere capitali da investire, no, certo. non è così semplice. Poi, eh, ripeto, io non lo so, eh, si parla no, del fondo di qui del fondo di là. Però sinceramente, sinché non ci diranno veramente, siamo vicini a chiudere per il 20%, per l'80%, per il 60%, eh, noi non possiamo dire niente in questo momento. E ci piace più parlare di calcio giocato. Ok. Perché è quello che siamo allora, sicuri. Bene, bene così. E siamo sicuri. Ci dice. Ma eh, eh, creiamo, po eh, aspetta, creiamo poche occasioni da gol su azione, praticamente si contano con le dita. No, non, è cioè, non è vero. Allora, è vero? Nelle ultime no, due partite, siccome aveva già scritto questo ascoltatore, non so se gli avevamo risposto. No, no, nelle ultime due Tanto partite, è vero: eh, seppure col Sassuolo almeno un paio di occasioni per fare gol su azione, ce l'hai avuta, più degli avversari in tutte le ultime due quindi vuol dire esatto. che anche gli avversari se visto. pensiamo alla Calarese a me vengono in mente almeno altre 4-5 occasioni non da calcio da, da fermo in cui potevano fare gol benissimo oltre di a, di a quelle di calcio partito. da fermo oltre che erano altre 3 o 4 Salvatore Esposito all'inizio partita, Pio Esposito i due diagonali le partite precedenti uguali a, a Cosenza prima finisce 0-0 che poteva finire 1-0 per lo Spezzo e 1-0 per il Cosenza abbiamo creato anche un paio di occasioni anche lì non concretizziamo magari le occasioni non da palla da fermo no? da, da azione avremmo fatto più di 20 però, gol però secondo me li creiamo cioè non siamo la squadra ovviamente più, più bella della Serie B e che crea più occasioni della Serie B però tolti le ultime due partite non credo che lo Spezia non crei occasioni se non da palla da, da fermo poi eh, un altro squadro dice ah, ho letto... qualche numero lo prendo così almeno lo possiamo vedere va? vediamo se no no vai vai, vai. Ah. Ho letto che mh, al mister della Reggiana andava stretto il pareggio. Sì. Sono perplesso e voi cosa ne dite? Diciamo, io ero perplesso anche lì in, in sala stampa. Poi, chiaro, c'è l'adrenalina del post partita. C'è stato un finale molto acceso con quel mischione. Quando l'arbitro ha fischiato, e quindi quando viari è arrivato, era ancora un po' non dico agitato, però c'era ancora tanta adrenalina. Addirittura ha detto. Non che il pari gli andava stretto, ma che una vittoria gli sarebbe praticamente andata stretta, no? cioè un pareggio non, non sarebbe stato giusto perché la Reggiana meritava di vincere. Tant'è che ha creato 5-6 palle gol nel secondo tempo. Io non l'ho vista così. La Reggiana ha avuto magari maggior possesso, maggior dominanza de, de, del campo nel secondo tempo. Consideriamo che la Reggiana è tanto che non segna. Già che non segna da, da parecchio. Eh, però tutte queste occasioni, al di là del palo di vido. E un tiro alto di, di testa di, di Girma, forse non mi ricordo, molto alto di, di testa tutte queste occasioni non le ha mai create. Cioè, gestivano palla, venivano a destra, venivano a sinistra, provavano a dire Diciamo dritti, che ehm. possiamo dire una cosa: che il giudizio di Viali è stato soprattutto paragonando la prestazione della sua squadra a quella di quella che lui ritiene: una squadra forte e difficile da affrontare in questo momento come lo Spezia. Se lui dice al picco finora hanno perso tutti. Noi siamo venuti a fare comunque una partita in cui abbiamo limitato le, le loro qualità, che sono calci piazzati, che sono la loro fisicità, anche il creare occasioni che in altre partite erano state superiori. Quindi siamo stati bravi a fare tutto questo. E quindi, secondo me, per dare un messaggio ulteriore alla sua squadra, parla di partita dominata nel secondo tempo. Sono i classici discorsi che fa un allenatore che vuole portare i suoi a pensare beh abbiamo fatto un'ottima partita magari la prossima volta non incontreremo lo Spezia incontreremo una squadra più debole e magari vinciamo Perché, e qui c'è un perché con la sala Salernitana sono stati contestati perché avevano fatto una bruttissima partita casalinga allora c'è sempre il rovescio della medaglia bisogna capire da dove si arriva no? ecco perché lui tende ad aumentare eh, mi è piaciuto meno, meno onestamente Calabro quando dice che lo Spezia sì. Ha creato solo situazioni da, eh, da per la sua fisicità, come dire, non c'ha altro, ci ha messo solo in difficoltà perché sono fisici. Anche se fosse, sarebbe una qualità che tu non hai e eh, eh, non è che ci possiamo Ognuno fare nulla Ogni squadra sfrutta le sue qualità. Cioè, eh, Cosa ci possiamo che non è che si fare? Le però, però con la Canarese, come diceva giustamente Nicolò, tu hai creato anche tante palle gol mm. da, da azione, quindi non può parlare solo di fisicità. No, io mi aspetto un discorso del genere dall'allenatore del Cesena. Cesena è la cascola più bella che abbiamo visto al picco sì. che perde 2-1 a a, al centesimo minuto giocando un primo tempo incredibile, Cesena andrà a finire il primo tempo almeno 2-0 contro lo Spezia. Me lo aspetto da lui che mi dica anche il pareggio mi sarebbe andato stretto, perché è vero, la Reggiana cioè... Anche se poi nel secondo tempo lo Spezia ha cambiato pazzo, ha creato. Sì, però situazioni. comunque Cesena molte, molte partita, occasioni. Per, però per almeno un'ora. Il Cesena è un la po' una Leggiana squadra che sta creando tanto, ma prende tanti gol perché sì, l'abbiamo vista anche la colpito. Fino a Firenze a me non l'ho mai entusiasmata, ha fatto una partita di grande tempo, di, di grande carattere, l'ha buttata un po' su, sulla fisicità, sul nervosismo e tutto. Eh, solo che da una parte uno ha fatto gol, dall'altra no. Uh, Rezza rinnova? Teoricamente sì, dovrebbe spalmare l'ingaggio. È una settimana importante, questa, anzi la prossima. Più, più che questa, perché c'è la pausa, ovviamente quindi si intensificano i, i discorsi. Possiamo dare già per fatto praticamente il rinnovo di cassata. Dovrebbe firmarlo nel weekend, se annunciato inizio prossima settimana. La prossima settimana sarà importante capire la risposta della gente di Bertola e di Bertola stesso all'offerta di, di rinnovo dello Spezzo presentata a metà agosto. E c'è da aspettare anche la, la risposta di Rezza, a cui è stato offerto un rinnovo di contratto che gli permette di spalmare l'ingaggio che guadagna adesso in un, in un contratto di tipo triennale vedremo se, se lo accetterà o, o se anche Rezza potrebbe diventare uno dei giocatori che magari a gennaio bisogna pensare a piazzarlo più che a tenerlo Ma, anche va. se in realtà penso che lui ha sempre manifestato la volontà di restare qua perché qua sta bene tutto credo che da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi però anche questo punto è comunque importante, no? visto che è giusto sempre fare i raffronti su quelle che sono le situazioni societarie. Cioè, una società che sta vendendo a un'altra non rinnova i contratti ora. Quindi, se vediamo che non viene rinnovato nemmeno un contratto, allora possiamo pensare che possa esserci grandi manovre in corso, eventualmente addirittura per una cessione. Ma. Se tu rinnovi i contratti semplicemente al massimo puoi cedere delle quote, perché ti sei già messo d'accordo con i possibili compratori che rinnovi dei contratti, perché è vero che non si tratta di cifre stratosferiche, ma sono tutte operazioni. Ci ricordiamo lo Spezia che stava passando di mano. Sì, non ha fatto eh, il mercato di generale. Praticamente sì, un giocatore è arrivato pressito... perché è stata una, una forzatura iniziale, sì, perché. Perché serviva a quel giocatore, in quel momento era indispensabile, un po' come Ampadu arrivato all'ultimo momento, quando Pecini era stato praticamente screditato sì. ed istituito dalla società. In questo momento i rinnovi di due, tre giocatori, quattro giocatori, li, li fai solo se sei in piene mani sulla società, se c'è il controllo della situazione. Poi è chiaro, ripeto, che noi non possiamo sapere niente, certo. però però Vabbè. questo sarebbe un segnale eh, ottimismo o nessuna previsione per Berto secondo me è un discorso molto complicato secondo me è il ragazzo che deve fare un passo cioè deve essere lui a dire ok rinnovo perché è giusto così perché io e credo che per una serie di discorsi lato agente lato entourage siano più portati al no per guadagnare un po' di più. Perché non dalla... se ne fanno di problemi. Che non si fanno ovviamente di problemi. Eh, sono mica tifosi dello Beh, Spezia. un ragazzo cresciuto nello Spezia, anche se è nato a Carrara, eh, a cui è stato rinnovato il contratto aprile 2022 con mezza presenza in Serie A con Tiago Motta e con una stagione al Montevarchi in cui è stato abbastanza in difficoltà la prima tra i professionisti, che l'anno scorso ha avuto un percorso di crescita accompagnato. Aiutato anche nelle critiche. Quest'anno nell'anno della maturazione e della conferma dovrebbe fare un passo verso lo Spezia. Poi sta, sta tutto a lui è, è, è molto semplice questo discorso. L'offerta dello Spezia è importante, è importante e gli va anche incontro perché viene messa una clausola recissoria bassa per un ragazzo di 21 anni con, che finirà il campionato con 50 presenze in Serie B, una clausola a 4 milioni che in Serie A possono spendere tutti clausola che lo Spezia ha sempre rispettato e lo visto con Verde, lo abbiamo visto con Zola e lo visto in passato per cui la, la, la palla passa veramente a lui se vuole accettare l'offerta, l'offerta è buona e la Serie A se lo vuole se lo può prendere fra sei mesi se, se non vuole accettare probabilmente la Serie A se lo prenderà e quei soldi invece che andare allo Spezia andranno a qualcun altro sempre considerando che il giocatore stesso sa che in questo momento sta giocando in una squadra che è in una posizione in classifica che lui stesso può aiutare a mantenere tale, perché se le qualità del giocatore ci sono verranno a fare ancora di più durante quest'anno, anche se, e lo diciamo molto chiaramente spero, e penso che D'Angelo glielo abbia già spiegato, se evita, se evita le sicurezze estreme, cioè quel portare palla quando non serve, perché lì un giocatore di esperienza... Nell'ultima partita la palla non finisce sopra il tetto della, dei distinti, ma finisce nell'arsenale, perché non ha nessun senso lì cercare di scartare l'avversario. E poi buttare. Solo per far vedere che magari sei bravo a uscire con palla al piede, come hai fatto le due volte precedenti quando ti è riuscito bene. Ma Secondo quando il... rischi a 10 dalla fine, quanto era, rischi di prendere un gol che può compromettere una partita, non lo devi fare devi buttar via la Vabbè, palla ci vuole anche. perché non è che perdi di è valore sempre... se butti una palla in gradinata però, però dico eh, Enrico anche lì è sempre un processo di crescita di esperienza oh, ma non stiamo, eh, mica, sì. non stiamo mica ammazzando no, nessuno no, no, certo, certo, no, abbiamo fatto adesso, talmente tanti complimenti a adesso Bertola adesso te lo che... accettano se fai una roba eh. del genere te lo accettano anche se eh. poi prendi gol se contattano noi, iniziano più non accettate. hai eh? capito quale situazione potrebbe crearsi che poi tu sei in una situazione di giocatore in scadenza di contratto che magari eh, però, a, quel punto lì, a quel punto lì per 4 milioni eh, la società cerca magari anche di cederlo a, a gennaio a gennaio 4 milioni non lo cedi perché a gennaio a chi viene milione. a comprartelo ti dice guarda io ti do qualche spicciolo se lo vuoi, se no lo prendo il primo febbraio Grazie. gratis, non è un problema, fai come no, vuoi. Sì, però oh. lì non è detto perché magari. Ci sono, ah, non è società, detto ci sono anche altre società, quindi magari Massimo, non anticipare. è detto niente. Noi stiamo facendo delle ipotesi. Certo, no, no, ma infatti sono solo ipotesi. Non è detto niente. Magari in la torna dalla nazionale martedì che gioca in Irlanda e va a firmare. Eh, senso... Noi bisogna sempre, bisogna sempre considerare che facciamo solamente delle ipotesi e quando si parla di un giocatore e si fa un appunto tecnico. Che sicuramente D'Angelo ripeto, gli avrà fatto quando ha fatto rivedere le immagini, perché è il minimo che possa fare. Stavolta penso che gliel'abbia perdonata, la prossima volta lo attacca al papiro o al spogliatoio. Certo, gli acquisti di gennaio sono Salva e Kudà. Non sarebbero mica male. Eh, salva la Serie B, l'abbiamo visto come l'ha fatta quando, quando ha giocato allo Spezia la prima volta, per cui è un giocatore validissimo come. Come in calcio, come riserva, addirittura quelle volte lì lo faceva da titolare, per cui quasi titolare, eh, per cui un giocatore importante. Può giocare a destra, a sinistra e da centrale nei tre dietro. Cuda, eh, che gli vuoi dire di più? L'abbiamo cioè, visto l'anno scorso. All'esordio in Serie B, cosa poteva darti? Figurati con un anno di esperienza in più. In ma poi dovrebbe tornare a... tra poco. Non, tuori, non è però... che torna a gennaio, no? No, ovviamente torna dopo la pausa e deve iniziare ad allenarsi col gruppo. Quindi non ce lo aspettiamo che possa giocare a Salerno ovviamente oh, vabbè, ma... eh, o, o con no. il Bai la, la settimana dopo. però comunque, avercelo anche per 20 minuti, mezz'ora, un giocatore della sua qualità in uno spezia che gira diversamente dall'anno scorso. Veramente, avercene. Cioè. Inizia a esserci veramente abbondanza lì in mezzo, eh. soprattutto se Falcinelli adesso fa la mezzala come l'ha fatta con, con la Reggiana l'altra settimana. Sì, anche se ha fatto la mezzala offensiva, sì, mezzal offensiva, offensiva, molto offensiva, sì. molto offensiva quasi il trequartista. Sì. E lì il Mister ha dimostrato che a volte magari quello che pensiamo noi è un discorso. Quello che pensa l'allenatore è un'altra cosa, soprattutto vedendoli tutti i giorni perché lì non c'è i bandinelli che c'ha il mal di schiena. Tieni fuori Salvatore Esposito perché vuoi tenerlo fuori, perché vuoi farlo riposare. E a quel punto, cioè, penso che tutti noi, un quesito prima della partita, ci avessero chiesto questo. Dicevamo che giocava a Candelari, che giocava a Falcinelli, mezzala, offensiva. Invece, il Mister ti sorprende mettendo un giocatore di caratteristiche diverse da Candelari, sicuramente un giocatore più diciamo che si basa sul fisico che si basa sulla protezione della palla che sa giocare tra le linee ma sicuramente non ha l'esplosività di Candelari che per certi versi con certe squadre potrebbe essere anche determinante no? però magari te lo mette dentro nella partita di, col Sassuolo dove non te lo aspetti e ti aspetti magari un giocatore diverso e invece non te lo mette in campo con la Reggiana dove te lo aspetti invece se, se Bandinelli c'ha il mal di schiena Quindi, questo da dimostrare lezione ancora di più che non solo che l'allenatore è bravo, ma questo è logico se lui allena in Serie B e noi siamo qui a discutere eh, con eh, diciamo, eh, i numeri davanti. A proposito di numeri magari facciamo vedere qualcosa, sì. visto che si parlava di, di pochi o tanti che siano, però insomma, lo Spezia finora ha fatto 2,3 gol, gol in casa a partita, che non sono pochi. Eh, eh, fuori casa ne ha fatti 1,2, eh, poi per dire se andiamo a vedere eh, in particolari tiri, eh, ad esempio in casa eh, ha fatto finora eh, 14 tiri verso la porta eh, di media, eh, 12,4 di media totale compreso fuori casa, eh, fuori casa chiaramente. Ho, ho, Qualcosa meno, mentre invece di tiri in porta 6 a partita in casa e 4 di media fuori casa, che comunque vuol dire tirare anche verso la porta. Quindi, diciamo che eh, dal, ecco, un, dato, un dato è particolare, ma probabilmente è dovuto al tipo di gioco che magari si fa. No? Eh, lo Spezia ha fatto più falli in casa che non fuori casa, perché in casa ha fatto 21 falli di media, 84 totali mentre invece fuori casa ha fatto 12,8 falli a partita 64 totali quindi praticamente ha fatto più falli in casa molto probabilmente perché ha affrontato mi viene in mente la partita col Cesena dove probabilmente ne abbiamo fatti tanti perché il Cesena ci ha messo in difficoltà sulla rapidità terza partita della settimana squadra fisica molto probabilmente è stata anche questa un po' la, la differenza però tutto sommato vediamo una squadra che tira tanto che ha diverso poi stato, si sa che ci sono i famosi expect and goal, queste cose qua che sono particolari classifiche ancora più difficili da andare a scandagliare qui quei numerini non ce l'ho, comunque detto questo non mi sembra che lo Spezia crei poco l'importante però come al solito è riuscire a trovare il modo di far gol e l'anno scorso era molto più difficile trovare il modo di far gol perché sia sugli sviluppi che direttamente sui calci piazzati segnavamo molto molto meno e qui già è stato anche un cambiamento di mentalità della squadra, oltre che di caratteristiche di alcuni giocatori, perché è logico che chi è arrivato alcuni giocatori che sono arrivati hanno contribuito sicuramente ad aumentare la pericolosità in area di rigore però se andiamo a vedere l'anno scorso Salvatore Esposito c'era, eh, Matteiu Ristov mancava Wisniewski, ma Wisniewski per tante partite non ha nemmeno giocato eh, davanti Pi Esposito c'era, ma magari non era così determinante in area di rigore come lo è ora. E poi sulla crescita di Pio Esposito, io metto un grande punto esclamativo sul fatto che l'anno scorso, sinché lui ha giocato senza un compagno vicino, ha avuto sempre grossi problemi. Poi è chiaro che è maturato anche nella gestione palla, in come, in come la difende e in come si crea le situazioni anche in area di rigore. Ma l'anno scorso il suo grosso problema era fare il terminale offensivo di una squadra di Serie B a 18 anni e per fare il terminale offensivo con determinate caratteristiche, il terminale offensivo che doveva sobbarcarsi non solo il fare anche diversi gol, perché gli altri non riuscivano a farli, ma anche tenere sulla palla da solo senza averci giocatori fisici vicino, perché se giochi con l'antuci e verde non c'hai il giocatore fisico vicino che ti dà una mano specie se Bandinelli non è ancora il Bandinelli che, che ricordavamo, l'Ekdal ha giocato poco e, e chi giocava a centrocampo non ti poteva dare fisicamente. Gli eh. unici che riuscivano a darti un po' la mano, ma, ma chiaramente anche lì c'è stato poi l'infortunio di Rezza, era la fisicità di Rezza e le sgruppate di Elia sulla fascia ma poi in Rezza si è fatto anche male, si è creata una situazione ancora più difficile. Per fortuna si sono equilibrate le cose e soprattutto secondo me D'Angelo ha lavorato tanto su questo fondamentale, cioè sul fondamentale delle palle da fermo, sia in, in termini positivi che te, cioè di, di palle a favore che in termini di palle contro, perché bisogna essere bravi anche a difendere sulle palle da fermo perché abbiamo preso un gol spettacolare a Pisa su calcio da fermo, perché è stata bellissima anche l'esecuzione, un terzo tempo, questo è lato a due metri e mezzo, è difficile se lo fai bene riuscire a contrastare, poi però siamo riusciti, eh, adesso non so se ne abbiamo preso un altro forse da, 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 da calcio da fermo, però gli altri li abbiamo presi in altre, in altre situazioni magari. Sugli sviluppi a Caemona mi sembra che fosse un angolo con palla. Sì, però da... lì la palla è il classico sviluppo. Che esatto, insomma, eh. la palla poi esce fuori. Cioè, e comunque ricordiamo lo spezzo insieme a chi è che ha sette gol subiti? Il Palermo. Il Palermo è il, Io ho del la, del... la miglior difesa del difesa. Cioè comunque Palermo è ancora un po' in crisi. Eh sì. Beh, Almeno 10 punti quando... non è proprio crisi, nera no, la crisi diciamo possiamo che ci... parlare un po' cioè, più del si, aspettava... si aspettava qualcosa in più sì, qualche sconfitto sconfitta in casa con la, con la serenità, non l'ha presa benissimo. Dico che vale sia no? eh, esatto. non dico che sia la Sandoria, la Sandoria però insomma. No, c'è cioè quella eh, altalenanza, altale... si può dire altalenanza certo. dei risultati. Che, 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 che non le vede ancora protagoniste, ma sono, se tu guardi, Bookmaker sono ancora tra le più, le più accreditate a vincere il campionato. Ecco, poi ci chiedono di un fallo di mano di rigore. Di... Non c'era, Dopo... lì per lì l'effetto ottico mi aveva ingannato anche a me, però poi, amico, ho visto delle foto che. Allora lì ha ingannato anche lo Spezia stesso, perché all'inizio <ride> ha diffuso questo video dove si vedeva questa palla che sembrava colpire il braccio del, del difensore poi in realtà è la prospettiva della ripresa dalla telecamera che fa sì che il tiro di Ciolac viene respinto dal piede del difensore e rimane nei pressi della, cioè prende una direzione che è quella più vicino allo stesso al braccio quindi sembra che la palla prenda il braccio e rimbalzi per terra in realtà è una respinta di, di piede del difensore quello quindi, dietro, quello dietro. Però sono a 4 metri uno dall'altro, sì. quindi non c'è nessun fallo di mano e sembrava strano che una situazione del genere, ormai danno rigori per, per delle cose proprio assurde, no? Sembrava strano che non, il VAR non l'avesse manco fatto vedere all'arbitro. Però evidentemente eh, anche lo Spezia non aveva approfondito nei, nei successivi replays sempre che ci siano stati da parte delle, delle, della... Io non ne ho visti altri. Forse per quello, magari che era dei distinti o che era in curva o in una prospettiva diversa dalla tribuna non sarei meno accorto di un fallo di mano del genere, quindi, ma la cosa che mi lasciava un po' interdetto vedendo quelle immagini era Cholac che ha non diceva nulla. Cioè, è, da subito mi è sembrata un po' strana questa cosa. Perché quando lo avevamo visto in campo, quando i giocatori vedono che colpisce uno di mano, cominciano a alzare tutte le braccia perché ormai sanno che è quasi rigore sicuro. Metti cioè, in manca un rigore tranquillo perché quando uno va in giro con le braccia così è rigore sicuro. A meno che non abbia mezzo preso due volte il tuo corpo, che allora e, va e a rimbalzare. è molto complicato. Sulla, però se, se come era. Il braccio steso così dietro sarebbe stato rigore netto. C'è stata la trattenuta su più esposito che la maglia si è allungata molto in area di rigore, però per spiegare, questi rigori normalmente, eh, cioè, se un arbitro ritiene che sia una trattenuta da punire e la punisce, il VAR non interviene perché non è che dice il VAR. Guarda, la maglia è tirata a 30 cm o è tirata a 50. Se c'è una situazione che l'arbitro considera sul campo da rigore, viene dato il rigore. Peraltro, questa settimana in Serie A ci sono stati diversi discorsi perché eh, rigorino di qui, espulsione di là, insomma, cose che hanno lo stesso designatore ha detto: Non sono contento. Ho oh, 46 arbitri, cerchiamo di spiegare che. Tutti devono comportarsi uguale ma sono 46 teste e non solo, ci sono 46 teste e altre non so quanti sono i varisti che, che anche loro hanno una testa perché tante volte sono loro che decidono se mandare al VAR o no. Io credo che nel tempo si arriverà a consentire alle squadre di avere almeno un paio di situazioni in cui chiedano espressamente che si vada al VAR anche se il VAR non richiama perché si arriverà a una situazione in cui eh, le squadre richiedono all'arbitro di vedere una cosa che vedono solo i varisti, perché se il VAR dice azione regolare, andiamo avanti, e invece l'arbitro riguardandola pense, pensasse a un rigore, eh, non, 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 non potrà mai essere concesso quel calcio di rigore lì, perché il VAR ha definito la cosa non punibile o comunque non, non sufficientemente errore arbitrale da richiamare l'arbitro. Quindi bisogna arrivare, secondo me, a una situazione in cui anche le squadre possano decidere, almeno in un'occasione o due, di chiedere l'intervento dell'arbitro al VAR. Allora, visto che stasera non abbiamo da parlare della prossima avversaria, andiamo a vedere la classifica, visto che siamo un po' a ehm, otto sì. partite diciamo quindi se ne è già giocate una buona parte, classifica non, eh, diciamo che è abbastanza ancora compatta nel giro di, di pochi punti, Pisa che è quella che è un pochino più staccata, poi ci sono un po' tutti, quindi è ancora un po' da decifrare, anche se cioè, ci sono già delle squadre, forse quelle in fondo che qualche difficoltà c'è. Spaccata anche tre punti a tavolino, possiamo dire? So, sì, ha, campo, preso, ne ha, ha preso due, ne punti ha in più. 17. due punti in più, sì, due senso, punti in più eh, ne avrebbe 17. Per cui anche esatto. lui sarebbe deve ancora concludersi. Come, come il eh, Cosenza che ha come preso... Cosenza che è penalizzato, allo stesso modo il Cittadella non avrebbe 7 ma 8 punti. Vabbè, comunque, al marire. momento la classifica Però, è comunque, questa. sono tutte lì, capito? Il, il, il discorso è sempre quello, no? Ma, co, ma come l'anno scorso, eh, per un certo. Momento, la, la classifica era compatta, poi si era creato un dislivello, diciamo, dalla metà in giù e c'era metà eh, classifica che lottava per salvarsi e metà classifica che lottava per sì, diciamo, diciamo che c'erano, Diciamo che c'erano un paio sì. di squadre quelle che stavano eh, nella parte alta, nella parte. Eh, diciamo destra, del no, ci, diciamo 6. 6 si sono staccate e sono rimaste. Sì, sinistra. però poi c'era. la settima, l'ottava e tutte le altre. Poi c'era no, 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 quelle, no, quelle, era, quelle, quelle che vedo. erano ottave, settime. Sì, settima, ottava che poi c'era tipo il Pisa che magari viaggiava un po' nell'alta classifica da questa parte, cercava di agganciarsi. Poi eh, il Modena che un po' crollò. Poi arrivò addirittura. Il Bone parte... aveva, aveva tantissimi punti ancora a questo punto del campionato sì. l'anno scorso, e però era poi arrivato in quella posizione che è ancora adesso, oggi il rischio di essere riagganciato, e... eh, Dunque, pensavo una... che partisse squadra... meglio perché ha sicuramente una squadra buona quest'anno. Però sta dimostrando gli, i difetti che aveva l'anno scorso. Cioè, questo, nonostante io sarà che non so, io, io Bisoli non, non lo. Non ti piace? Allora, eh, Sassuolo, non era partito, proprio, non Sassuolo, proprio. Sassuolo non era partito benissimo, però ormai sembra che si sia rilanciato. Allora, allora, facciamo un discorso su Sassuolo, no? Perché Sassuolo è la classica squadra che ha, sulla carta, che si, 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 si è cambiato 17 sono... giocatori, c ha eh, quei 4-5 che non sono figurine, cioè sono giocatori da Serie A, sicura perché... La l'anno scorso era uno, un giocatore che considerava importante da medio, non diciamo alta classifica, però da media classifica più guardando a sinistra che non guardando a destra. Come qualità del singolo, quando è arrivato al Sassuolo, no? si pensava a un giocatore che potesse far fare un ulteriore salto di qualità al Sassuolo, che probabilmente avrebbe sofferto nelle punte, nei centravanti, visto che Mulattiere era la prima esperienza. E Pinamonti non aveva mai fatto tanti gol. Sta un po', è un po venuto fuori è un po' venuto fuori quel problema lì poi al Sassuolo, che poi magari aveva Alberardi che poi si è fatto anche male, che qualche cosa qualche castagna te la tirava via. La provava dalla sua parte a tirar via qualche castagna, ma i centravanti segnavano poco. È un po' il problema si è trasferito al Genoa quest'anno perché Pinamonti è andato al Genoa e non puoi sostituire Retegui con Pinamonti, cioè con tutto il rispetto. Mi dispiace perché Pinamonti era uno di quei giocatori che veniva considerato un possibile crack futuro nel nostro calcio, no? non è mai diventato un crack e nemmeno ci è andato vicino al momento, poi gli auguro di fare una carriera straordinaria. Però ecco rispetto a, a Pinamonti Scabacca ha già fatto il, il salto, forse purtroppo per lui si è fatto male quest'anno. Parlando di un'ottica nazionale, no? noi speriamo che il nostro Pio li superi tutti perché è un giocatore che, come stazza fisica, come qualità, come tutto quello che può avere, è un centravanti che, se va avanti così, può fare una grande carriera. No? Ma non lo diciamo per caso, cioè, basta che tu parli anche con gli osservatori dell'Inter che lo vengano a vedere di continuo. L'Inter stessa ci conta tantissimo. È un giocatore, certamente, che deve ancora farsi completamente. Oggi ha fatto una doppietta, vabbè, giocavano contro il Livorno, però ha fatto un'amichevole... Questo finale male non fa. Sì, ha rifatto comunque una doppietta, vuol dire che ormai è avvezzo al gol, ce l'ha, eh, si è visto anche con la Reggiana, nel secondo tempo è stato quello che ha creato qualcosa, si è girato un paio di volte in aria, eh, quindi vuol dire che ormai la, la, la porta la vede sempre di più e quando ci sono attaccanti che sono cresciuti... A 22, 23, 24 anni, cioè cresciuti completamente come uomini gol. Se lui ci arriva a 20, 21, cioè, hai capito. Dall'anno prossimo, questo giocherà in A sempre, questo è chiaro, no? Poi ripeto, andando a vedere la classifica adesso, il Sassuolo è una squadra che se prende la via giusta anche a livello, diciamo, di gruppo, perché tante volte è il gruppo qua che manca, no? Cioè, il non riuscirà a integrarsi con la categoria se prende il, non, non a caso i bookmakers in questo momento la vedono come la, la miglior favorita per il primo posto perché, perché, a livello tecnico, molto probabilmente se tutti poi magari Berardi a gennaio va via, l'ho detto oggi, e parliamo di un'altra cosa, no, cioè di un'altra cosa per lui. Ma non è che il Sassuolo diventi più scarso o molto più scarso, certo. Berardi è già entrato, quindi vuol dire che dalle prossime. Sarà uno che si candida a giocare sempre e se Berardi gioca in B, insomma, diventa un giocatore difficilmente fermabile. No? Poi è chiaro che la B è sempre diversa, no? sappiamo come sia difficile anche per certi giocatori, però a livello di numeri, certamente la delusione più grossa, non so se è d'accordo Nicolò, è sicuramente la Sandoria. In questo momento sì, sì. sicuramente la vale. Samp. Perché, perché i numeri poi sono impietosi a livello diciamo, di quelle che sono state finora i risultati, perché due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, sono tante quattro sconfitte in otto partite. Poi in casa fanno tanta fatica che esatto. dovrebbe essere diciamo, una forza in più. Sì. Dieci gol fatti, undici subiti, è un altro segnale che questa intanto è tanto allergia che, che si diverte come al solito a fare i tracciati. Grazie. I tracciati delle... Le, le mie due che mi stanno convincendo meno, la Samp e il Modena, perché il Modena io avevo delle alte aspettative, è una squadra a nomi forti, soprattutto davanti c'è un reparto veramente forte secondo me. Eh, non mi, aspettavo, mi aspettavo la Juve-Stabia che partisse bene, ma non così bene, che è una squadra comunque confermata dall'anno scorso, con grande entusiasmo, ma non pensavo partisse così bene. Io continuo a essere sorpreso dal Brescia così in alto, ma ormai è un anno e mezzo che sono sorpreso dal Brescia così in alto, quindi probabilmente mi, mi sorprendo io per il nulla. E, e anche il Palermo si è un po' ripreso, ma pensavo potesse partire un po' meglio. La Salernitana, per come era partita, mi aspettavo molto peggio, per cui secondo me si stanno anche riprendendo abbastanza bene. Comunque vinceva Palermo non è da tutti, adesso stanno giocando anche un po' meglio, stanno facendo risultati vediamo che forze. si fermino la prossima, no? Il Frosinone me lo aspettavo che sarebbe partito male perché comunque ha retrocesso male come noi al contrario. Nostro hanno rivoluzionato completamente la scuola perché i giocatori loro praticamente non ce n'avevano. Cambiato l'allenatore. 6 gol fatti, e 14 subiti. Eh, mi aspettavo che partissero, partissero così, magari non da essere penultimi, ma qualche posizione in su. Le altre più o meno me le aspettavo, me le aspettavo così: la città della male. hai accennato alla serenità la serenità ecco, dove, dove la collochi? Perché mi sembra una squadra che non si riesce, a, secondo me, ancora a capire dove può collocarsi, cioè se veramente può ambire all'alta classifica oppure avrà anche loro le loro difficoltà, come Guarda. A inizio campionato la Salernitana la voi come noi. Se andava tutto bene arrivavano sesti, se andava tutto male arrivavano dodicesimi. Più o meno mi sembra che sia. C'aveva un ottimismo nei confronti dello Spezia? A no, farlo beh, eh, io lo Spezia, come l'anno scorso, lo reputavo e lo reputo una squadra molto competitiva, però è chiaro che avevi delle incognite, incognite che in questo momento si stanno dimostrando delle certezze. Poi, se come l'anno scorso non segni eh, arrivi il quattordicesimo se certo, segni hai il quinto, capito? È questo è chiaro. Quinto, questo è chiaro, questo è chiaro. Però... i valori dei giocatori, i valori della rosa io non ho mai avuto dubbi nemmeno l'anno scorso. Ah certo, certo, eh, siamo d'accordo. Ci no, sono no. cose che funzionano e cose che non funzionano. Ovviamente, ero ovviamente cercavo di stuzzicarci po'. Non lo so, tanto abbiamo nessuno sempre... di noi ha pronosticato lo spezzo primo o secondo, cioè, anche no, perché no, siamo no. stati giustamente prudenti proprio per questi motivi. Cioè, perché non puoi sapere se tutto girerà bene. Perché poi ci vuole anche che tutto giri bene, speriamo che continui a girare bene, noi saremmo grati al campionato se ci farà girare tutto bene, ma ci vuole anche ma fortuna, niente. no? La fortuna di andarsi a cercare la fortuna però attenzione. Fortuna. Perché il gol col Cesena è un gol che è vero che può essere fortunato per il minuto in cui arriva, ma è fortemente cercato da una squadra che ha sfruttato quel momento per dire provo a vedere se riesco anche a vincerla. Al centesimo l'attaccante in porta batti un angolo dietro. corto, non batti un angolo dentro, cioè si sarebbe messa no, dietro e dice: aspetta, va, prendiamoci sto pareggio che magari ci partono in contropiede e l'arbitro non fischia e ci fanno gol. Invece cioè, no? L'attaccante in porta. Eh. Cioè, certo, invece diacolo, battiamo con... il calcio d'angolo con tutti là dentro: tutti là dentro, perché va a colpire un, col... un difensore. C'era Risto anche lui dentro, c'erano certo. tutti dentro. Come a Cremona che spiego i gol del Vittorio a 95%. Assolutamente. Come? Quindi vuol dire e che la mentalità della squadra. La squadra senso. sa che le qualità ce le ha e prova a sfruttare che, quelle che sono le sue qualità. Sulla Salernitana, se posso aggiungere, poi ne parleremo ovviamente certo. diffusamente. Chiaramente c'è quella situazione in cui c'è la contestazione perché la gente vuole che Virgolino vada via. E quindi è un po' come tipo da noi l'anno scorso a un certo punto che c'era il andatevene via perché siete la rovina e quindi Iervolino contestato alcuni giocatori contestati anche qualche discorso fatto dal direttore anche nei confronti di Maggiore che come se, Maggiore che poi magari proprio perché sicuramente è un ragazzo serio che, che prova a giocarsi sempre il posto sta riconquistando solo questo posto perché poi gli allenatori Sai, al di là dei discorsi, se vedono che un giocatore può dare una mano, fanno giocare un giocatore meglio che quell'altro. Però ecco, è una, è una squadra ancora da delineare proprio perché c'è questa botta della retrocessione, che sicuramente là è stata ancora peggio, perché è vero che forse ti colpisce di più a livello, a livello psicologico una retrocessione come la nostra. Però far 15 punti in un campionato ti... ti, ti ti butta giù perché tu certo. sai che retrocedi già praticamente a, me, a mezzo campionato dalla fine. Cioè, e questo Va bene. non è semplice da, da sopportare. Va bene, dobbiamo andare Siamo andati oltre, la, okay. la regia stasera ci grazie, uccide veramente. Grazie naturalmente a Enrico Lazare, con lui giovedì, giovedì prossimo. Grazie a Nicolò di essere stato con noi. Grazie Ciao a a tutti. Ci vediamo giovedì prossimo. Grazie, buona serata a tutti. Arrivederci.